Ho capito il mio scopo! Questo è un messaggio per William Duquesne. Sono Bruce Coburn. Signor Duquesne. Signor Duquesne, la chiamo in merito alle lettere che ho ricevuto. Non ho idea di come mi abbia trovato, ma le sue lettere rappresentano una molestia, perciò smetta di inviarle. Lei ha scritto The Infernal Machine. Al liceo lo ritirarono dagli scaffali per via della strage di Knoxville. Perciò non ho mai scritto un secondo libro. La giusta combinazione di parole fa fare a un uomo qualsiasi cosa. Il 17enne ha ucciso 13 persone dopo aver letto il controverso romanzo The Infernal Machine. Ne ho 100 a casa mia. Da suo autista, guida un'utilitaria rossa. Sono gli unici veicoli che usano i nostri autisti. Ma chi sei? Se fosse il tizio che lesse il suo libro, quello che sparò a Knoxville. Marcisce in una prigione di massima sicurezza, non è lui. Deve smetterla di scrivermi. Dunque cosa vuoi da William Duquesne? Ti risponderò quando avrai detto cosa voleva da te. Voleva sapere se ci avevo visto le stesse cose che ci ha visto lui. Vuoi dire che c'era un messaggio nel libro? Affinché tutti ascoltassero. Perché non puoi dare un senso alla follia, vero Bruce? Ho un sacco di domande su quel tuo libro. So dove siamo, signor Duquesne. Siamo alla fine del secondo atto, vero? È lì che il protagonista raggiunge i suoi limiti. Dubita della sanità mentale. Qualcuno potrebbe avere un conto in sospeso con lei. Sei un codardo, capito? Un codardo. E se ti trovo, ti ammazzo. Non vedo l'ora. Chi manda i messaggi? Il numero selezionato è resistente. Messaggio! Il numero selezionato è resistente! Chi manda il messaggio? Il numero selezionato è resistente! Parole, se non sai come usarle, di sicuro useranno te.